senti l'onzo di sangue a noi congiunti, è morto in paese assai distanti, saranno in cielo vostri amici veri, vostri avvocati e vostri protettori. La cultura ottocentesca, quella che descrive Pitre, delle prefice, delle lamentatrici funebri, in pratica sono scomparse. Il problema di rapportarsi alla morte in Sicilia, secondo me, viene vissuto in modo radicalmente diverso negli ultimi 50 anni. Io credo che fra gli anni 50 e 60 ci sia stata una sorta di frattura antropologica, che è una cultura che sostanzialmente si basa sulla rimozione della morte, del morire, e credo che noi dovremo prima o poi recuperare un senso della morte attraverso, diciamo, sporcandoci le mani. Sfogliando queste pagine scritte a mano, mi sono sempre chiesto se Alfredo Salafia davvero fosse pronto a pubblicare un libro vero e proprio, oppure a un certo punto della sua vita volesse solo appuntare i suoi studi. Forse sentiva la morte vicina. E questo manoscritto aveva proprio l'impostazione di qualcuno che era, si stava preparando a pubblicare la cosa. Anche un valore per ricostruire quali erano le usanze funerarie dei primi del Novecento a Palermo, su cui veramente non è stato mai scritto nulla. Di questo personaggio che conservò tanti come corpo umano, di lui non è rimasto se non polvere. Scendere piano piano, lentamente, verso il basso, quasi a introdursi in un mondo che è quello dei morti, ma in realtà non sono morti. Sembra che ormai la morte sia più la sua rappresentazione che l'evento in sé. Perché solitamente noi serriamo la nostra vita tra il momento della nascita, l'atto di nascita, e l'atto della morte. Però anche l'imbalsamazione non è che può durare secoli, prima o poi dovrà finire. Perdita dell'identità e della memoria, quando anche il tuo nome scompare in un mucchio di cenere. Non mettere mai un articolo, una storia, un diario, una vita, la parola fine. Deve essere questa la morte.